sembra importante presentare il restauro della Cappella di Sant'Aquilino come uno dei segni della Milano che riprende. Si ricordano tante cose, ma non si ricorda che Milano è stata capitale dell'impero. Era il mausoleo imperiale collegato alla Basilica di San Lorenzo e ci parla del periodo della Milano imperiale, in particolare proprio di Teodosio il Grande, che per diversi anni portò la corte qua a Milano. Recuperare Sant'Aquilino significa recuperare un pezzo importante della Milano, capitale dell'Impero Romano, un tratto della sua storia sempre così fortemente e strettamente significativo. Ammirata da tutti, se ne parla nel Medioevo come fondata da Galla della Scitia, che era la figlia di Teodosio il Grande. Teodosio muore nel 395 e la sua salma viene esposta, probabilmente proprio qui in San Lorenzo, per 40 giorni. Ambrogio fa un discorso. Da quel discorso nasce l'iconografia, le rappresentazioni che sono qui raffigurate nella Cappella di Sant'Aquilino. La fine dei lavori non è un semplice atto amministrativo, è un po' la fine di un'avventura, è la fine di una storia che ha accumulato professionisti, figure altamente specializzate che non avevano mai lavorato insieme, ma che si sono ritrovate nel portare a compimento un'opera molto importante, con l'obiettivo appunto di restituirla alla collettività. Ci siamo preoccupati di restaurare i serramenti, dal restauro dei mosaici, di tutte le superfici intonacate. Abbiamo restaurato gli affreschi, abbiamo dato una vibrazione diversa alla luce, sia durante il giorno, sostituendo i vetri, aprendo le aperture nel registro più alto che erano tamponate, dando una vibrazione diversa nei momenti serali con i corpi illuminanti nascosti. È una realizzazione che si inserisce in un insieme. È molto importante leggere il recupero di Sant'Aquilino all'interno della possibilità di un percorso della Milano romana che va a toccare diversi luoghi. Stiamo lavorando all'anfiteatro proprio qua vicino. San Lorenzo, questa cappella, è stata costruita con le pietre dell'anfiteatro. Moltissimi turisti visitavano le chiese e allora vorremmo sottolineare l'importanza della realtà artistica, ma anche della realtà di significato delle chiese del centro di Milano, che meritano di essere conosciute, meritano di essere approfondite. Chi viene a visitare Milano viene a scoprire la bellezza di una storia che le chiese sono capaci di trasmettere. Lo sforzo di mostrare la bellezza di queste opere, la bellezza di queste chiese, è uno sforzo che accompagna anche il cammino e la responsabilità della Chiesa. Grazie.